Rieccoci carissimi amici, il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, pronto per continuare il nostro viaggio nelle terre di mezzo, le terre di Ottavia, le terre del Marchesato di Saluzzo. Tanti paesi, tante eccellenze da scoprire, tanta storia, arte, cultura, leggende, tanta meraviglia che amo raccontare e che sono qui proprio per raccontarvi. Partiamo dal Varaita, questo fiume alle mie spalle che con la sua acqua da sempre ha bagnato questo territorio al punto tale da fare anche un po' invidia al Sacro Po che scorre poco più in là. Insomma, anche oggi, come avrete capito, una puntata da non perdere, come detto, le terre di mezzo, seconda parte, mi raccomando, restate lì, il vostro Davide Gerbino con il suo immancabile zaino è pronto per spostarsi da un paese all'altro, tra un'eccellenza e l'altra di questo territorio davvero meraviglioso. Si parte! Piccolissimo paese, poche centinaia di abitanti. A volte sembra quasi un paese fantasma, ma in questo paese fantasma si respira ancora un'aria d'altri tempi, un'aria antica, un sapore pieno di storia, pieno di fascino. Il suo castello così imponente, tanti angoli che rendono questo territorio un territorio unico nel suo genere, da scoprire. Terre di mezzo, terre di allevamento, terre di agricoltura, terre di formaggio. Sono a Ruffia e qui ho scovato un caseificio storico che proprio in queste terre meravigliose da generazioni porta le sue bontà. Andiamo a scoprirlo insieme. Come abbiamo detto, le terre di mezzo, questo mondo di Ottavia, queste terre che nascono dal Marchesato di Saluzzo, hanno da sempre una forte vocazione per tutto ciò che è il mondo dell'agricoltura, dell'allevamento e il passaggio successivo diventa in automatico tutto ciò che è il mondo del formaggio, il mondo del caseificio. Sono a Ruffia, una piccolissima realtà di poche centinaia di abitanti, ma qui ho scovato un caseificio storico che è qui veramente da tempo immemorabile e ho al mio fianco l'ultima generazione che porta proprio tra l'altro il nome di questo caseificio, ovvero Francesco Rabbia. Ciao Francesco, ciao intanto, ciao ragazzi. Che porti il nome di tuo bisnonno, perché non sei quello che nell'Ottocento ha aperto il caseificio. No, a dire vero no. In realtà noi siamo la quinta generazione, dico siamo perché sono cotitolare insieme a mio fratello Giorgio. Siamo una stirpe noiosissima di figli unici maschi fino all'avvento della nostra generazione che in qualche maniera ha voluto riprendere gli insegnamenti della famiglia e ripartire da quello che era la base di tutto, quindi il latte. Latte che noi trasformiamo esclusivamente a latte crudo, impastando a mano, in tele di vino, come Davide ha visto. Sì, esatto, infatti stanno già scorrendo alcune immagini, perché la vostra è una produzione non enorme, perché non è una produzione enorme, però che bada molto alla qualità, cioè il vostro valore aggiunto, la vostra mission è un po' questa, portare la qualità al grande mercato. Assolutamente, assolutamente sì, bravissimo. Noi raccogliamo e trasformiamo giornalmente 150 quintali di latte circa,
da allevatori della zona, quindi un vero e proprio chilometro zero. Okay. Tutto latte, come dicevamo prima, trasformato esclusivamente a crudo, senza alcun tipo di trattamento, proprio per far sì che venga rispettata e rispecchiata la naturalezza e il terroir del nostro territorio. Quindi per fare in maniera tale da portarsi dietro tutti i sentori di un territorio molto importante a noi molto caro. E questo è un po' il bello di queste realtà, perché come raccontiamo in questo programma sono realtà fortemente legate al territorio nel quale operano, legate alla tradizione di quel territorio e in un certo senso portano avanti quella tradizione. Se non ci fosse gente come voi, fondamentalmente non esisterebbe più tutto questo e sarebbe veramente un vero peccato. Un altro valore aggiunto vostro è che avete anche una base a Pradleves, quindi in montagna. Sì. I vostri formaggi stagionano ad alta quota. Sì, diciamo di sì, tutti i nostri formaggi vengono poi spostati in una stagionatura di cooperativa di cui siamo soci a Pradleves e respirano aria montana, esatto, per un po' di mesi. Esatto, e questo è fantastico perché partono dalla base, partono dalla pianura, da queste terre del Marchesato e poi vanno su in montagna proprio come si faceva un tempo, quindi respirando appieno i profumi di queste vallate, l'aria pura di queste vallate. Castello che è un po' il simbolo di questa terra. Beh, in realtà a livello enogastronomico, a livello agricolo, il simbolo di questa terra è sicuramente la mela, una mela conosciuta in tutto il mondo, apprezzata in queste vallate, ma veramente non soltanto. Attorno a questa mela si creano tantissimi prodotti dolciari e non solo, e dopo andremo a conoscerne uno che è proprio tipico di questo territorio e viene creato da un'eccellenza di questo territorio. Lagnasco è sicuramente un paese che merita la visita perché è una piccola realtà con una fortissima vocazione agricola, ma a livello storico-culturale è un simbolo perché qui si respira ancora l'aria del Marchesato, questa tipica area delle terre di mezzo, di queste terre di mezzo meravigliose. Beh, direi che abbiamo già parlato abbastanza e quindi andiamo a conoscere meglio Lagnasco e a scoprire la sua eccellenza. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault. Sono curioso di scoprire qual è il prodotto tipico di Lagnasco.
Sicuramente la mela, la frutta, l'abbiamo visto, ma c'è un dolce particolare che valorizza al meglio questo prodotto. E viene proprio prodotto qui, in un laboratorio, in una pasticceria, panetteria, qui in pieno centro, quindi facilissima da trovare, che propone questa, ma anche tante altre le cornie. Direi che è arrivato il momento di andarla a conoscere. Centro di Lagnasco c'è un'attività che tiene veramente in vita questo paese, perché qui trovate tantissimi prodotti alimentari e non solo, ma soprattutto trovate le creazioni di Marco. Benvenuto Marco, innanzitutto. Buongiorno. Marco Gullino, un panettiere, un pasticcere, crea veramente tantissime meraviglie. Dico la verità, non mi aspettavo in un paese così piccolo di trovare così tanta roba, perché tu fai veramente tantissimo. Complimenti intanto. Sì, ci mettiamo il massimo. Quali sono le vostre produzioni? Raccontacele un po'. La nostra produzione va da tutti i tipi di pane, dall'integrale, quello normale, all'acqua, eccetera. E in più tutta la pasticceria secca, pasticceria fresca, e poi lavoriamo al cioccolato, dove produciamo il nostro dolcetto tipico lagnaschese, che è il Pumalin. Oh, ecco, raccontiamolo questo, perché a me piace sempre, cioè, visto che sono un turista, il turista che viene qua per portarsi a casa un pezzo di Lagnasco, quindi cosa si porta a casa? Il Pumalin è un dolcetto fatto di pasta di zucchero, burro, e all'interno si trova la mela, che è ovviamente l'ingrediente principale tipico. Del tipico. Esatto, E poi viene ricoperto con del cioccolato fondente. Che già viene fame solo a immaginarlo, solo a pensarlo, ed è un prodotto che se venite da queste parti dovete assolutamente portarvi a casa, perché ne vale veramente la pena. Però, come abbiamo detto, c'è anche tanta pasticceria fresca. Sì, pasticceria fresca soprattutto venerdì e sabato, certo. In più le produzioni delle varie torte per i compleanni, eccetera, tutto quello che si può fare lo facciamo. Lavoriamo bene sulla pasticceria secca durante tutta la settimana, certo. La pasta frolla, la sfoglia e quelle cose. Cavaller Leone. Un comune con oltre 600 anni di storia, un comune conosciuto per la seta, conosciuto per essere una terra di mezzo, appunto, perché qui nei tempi antichi, con il Marchesato di Saluzzo che arrivava fino a queste terre con la sua dominazione, era un po' un crocevia, una terra di scambi, una terra pianeggiante. E proprio le caratteristiche di questo terreno avevano reso la lavorazione della seta uno degli elementi artigianali e industriali più importanti di questa terra. Il palazzo che vedete alle mie spalle è un palazzo antichissimo, che si conserva ancora praticamente intatto. Poco là, alle mie spalle ancora più indietro, il castello, simbolo e ricorrenza, ricordo di un tempo meraviglioso e glorioso per questa terra meravigliosa.
antica. Questo portone in legno è qui da chissà quanti anni. Girando per le terre di mezzo è molto probabile incontrare reperti di questo tipo. Case ancora abitate tuttora, ma che hanno già solo dall'esterno un ricordo, una storia, una tradizione. Sono a Polonghera, un'altra realtà molto piccola, un'altra realtà che però nasconde tanti angoli. Chiese, santuari, l'antico castello, anche un museo molto particolare. A Polonghera ci sono alcune eccellenze che meritano di essere scoperte, una in particolare. Andiamo a scoprirla insieme. Una delle attività che non può mai mancare in queste realtà, in questi piccoli paesi, è sicuramente la macelleria. La macelleria che molto spesso si evolve anche in qualcosa di più, è un vero e proprio mini supermercato, se vogliamo, ma sempre e comunque all'insegna dell'eccellenza. A Polonghera ho trovato una famiglia, perché sono due fratelli, che hanno messo su un'attività storica ormai da più di 25 anni all'insegna proprio dell'eccellenza. Andiamo a conoscerli. Le terre della razza bovina piemontese, le terre di chi sa mangiare bene, dei formaggi, dei salumi, insomma delle eccellenze. E a Polonghera tutte queste eccellenze le trovate nella salumeria, macelleria dei due fratelli che vedete qui al mio fianco, i fratelli Olivero. Benvenuti intanto. Ciao. Ciao. Complimenti per quello che fate, perché la vostra attività è veramente ampia. Qui vedo veramente tantissime cose e il fatto che comunque siamo a Polonghera, quindi una realtà molto piccola, vi fa veramente onore e immagino che non sia semplice avere un bancone così pieno anche un giorno in settimana come tra l'altro è oggi. Ma io partirei subito dalla vostra storia. Quest'anno fate 25 anni, giusto? 25 anni di lavoro. Sì. 25 anni di attività, pensate, sono veramente tantissimi, soprattutto di questi tempi. Il vostro cavallo di battaglia, il vostro prodotto, tra l'altro chiedendo un po' in giro mi hanno indicato voi anche per questo, è sicuramente la carne piemontese. Cioè voi fate una grande selezione qui del territorio. E qua parlo con lui perché lui è il macellaio. Esatto. Facciamo solo carni piemontese, okay, allevati dai nostri fratelli a Morello. Ok. Sì. Questo non lo sapevo. Proprio dall'allevatore, sì, dal consumatore, esatto, perché sì, tutto noi in azienda. Quindi tutto in famiglia, cioè i vostri fratelli allevano e voi macellate. Esatto, sostanzialmente. Quindi questo, cari amici, cosa significa? Beh, è molto semplice, che la filiera è cortissima e soprattutto è super super controllata, perché l'animale lo vedete voi, lo toccate. Sì, diciamo, sì, sì. È proprio dalla nascita, esatto, fino alla... E quindi fa da sé che il prodotto sarà di estrema qualità. C'è Faule, la città del fiume Po, ma soprattutto il paese della bagna cauda. Ebbene sì, perché pare che qui abbiano inventato la bagna cauda, in queste terre meravigliose, sicuramente dove la verdura, i vegetali sono una risorsa molto importante, ma sapevano che con un po' di bagna cauda sarebbero diventati ancora più buoni. E infatti Faule è diventata terra della bagna cauda,
ma non so. Una terra divisa negli anni dai principi di Acaia, da Isolaro, dal Marchesato di Saluzzo. Una terra che ancora oggi è di confine tra le province di Cuneo e Torino. Qui si sentono ancora tante testimonianze del tempo che fu, ad iniziare dal maestoso castello, ma non soltanto. Tante chiese dal sapore antico, piene di fascino, piene di storia. Ma anche tante eccellenze dei giorni nostri, tante eccellenze moderne da conoscere e raccontare così. Terre di mezzo, terre di frutta, terra di verdura, perché qui siamo ai piedi del Monviso e quindi le terre del Marchesato, del Saluzzese. Qui a Moretta ho trovato un'attività che racchiude in sé un po' tutto questo mondo, il mondo della frutta, della verdura, dell'eccellenza enogastronomica di questo territorio. Sono pronto per andarla a scoprire e per raccontarvela. Moretta per tutto quello che è il mondo della frutta, della verdura, ma non soltanto, perché qui troverete anche tante eccellenze di questo territorio, dovete rivolgervi a questi due signori al mio fianco. Siamo nel loro regno, l'orto di Moretta, e già il nome dice tutto. Benvenuti intanto, ragazzi. Grazie. E complimenti per tutto questo, perché qui troviamo veramente tantissimi prodotti che arrivano per lo più dalle terre attorno a Moretta, giusto? Sì, più che altro locali, noi siamo anche produttori. Ah, ok, abbiamo, questo è molto importante. Sì, un'azienda agricola di famiglia. Ok, come si chiama l'azienda agricola? Risso Marco. Ok, ok. E di Saluzzo. Ok, dove, qua, due passi. Sì, coltiviamo mirtilli, pesche, sì, mele, albicocche, kiwi, e quindi abbiamo questa frutta stagionale. Tutti i classici prodotti delle terre del Monviso. Esattamente, esatto. Esattamente. E mentre verdura, cerchiamo di comunque avere sempre un prodotto locale, certo, quando è possibile, e altrimenti un prodotto italiano di qualità. Esatto, esatto, perché fondamentalmente alla base della vostra attività c'è innanzitutto la ricerca della materia prima di qualità, del prodotto d'eccellenza, che poi soddisfa ovviamente i vostri clienti. Infatti, parlando in giro per Moretta, chiedendo in giro per Moretta, in molti ci hanno indirizzato a voi proprio per quello, perché qui trovavamo veramente l'eccellenza così come la intendiamo noi. E qui a Moretta ho trovato una signora, quella che vedete al mio fianco, Emanuela, buongiorno intanto Emanuela, che con la sua attività ogni giorno, tutto l'anno in realtà, porta questa rinascita nelle nostre case.
La sua attività si chiama Idee in Fiore e, come potete immaginare, di fiori è quello di cui parleremo in questa parte di puntata. Fiori, ma non solo, perché vista la stagione qui si viene anche per andare a trovare un qualcosa che si può piantare nei nostri orti, nei nostri giardini, o sbaglio? Sì, giusto. Quindi piante da orto, piante da giardino, balcone. Ok, quindi chi più ne ha più ne metta. Voi potete avere un terreno enorme o magari anche solo un piccolo balcone e qui troverete la soluzione che fa per voi. Moretta è una realtà piena di tantissime attività, tantissime eccellenze che tengono in vita il suo centro storico. Alcune sono un po' più d'eccellenza, altre meno. E io sono qua per scoprire quelle d'eccellenza, le attività top, le aziende più importanti. Ne ho scovata una che vale veramente la pena incontrare. E quindi venite con me perché sarà un argomento molto, molto particolare. E carissimi amici, se girando in queste terre di mezzo, in queste terre meravigliose, avete bisogno di una penna, un diario, un foglio di carta, una cartolina, X prodotti, quello che volete, insomma, ho scovato un'attività che fa al caso vostro. Innanzitutto perché c'è una ragazza giovanissima, Erika. Ciao Erika, intanto. Enrica, scusate. Lo sapete che mi confondo sempre, posso già dirvi un po' così, però non toglie il fatto che è una ragazza giovane, perché sei giovanissima, giusto? Quanti sì, anni hai? 37. Giovane. È già alla mia età, quindi 85 sei. 86. È giovanissima. Siamo giovanissimi. Ti avrei dato una decina d'anni in meno. Grazie, onorata. Però, al di là di questa premessa lusinghiera, devo dire che qui veramente mi ha un po' sorpreso, perché Moretta comunque è una realtà abbastanza piccola, pur essendo una delle più grandi fra le quali stiamo vedendo in questo viaggio, però è una realtà molto piccola, e in un unico negozio trovare tutta questa scelta, devo dire che ti fa onore. Complimenti. Grazie, intanto. Grazie. Come si chiama tutto questo? Cartoleria Giocattoli L'Angolo. L'Angolo. E qui posso trovare veramente di tutto. Ma raccontami un po', che cosa c'è qui? Cosa si può trovare? Questa cartoleria è nata proprio come cartoleria classica. Nel momento in cui l'ho rilevata, ho deciso di ampliare un po' la gamma. E quindi partiamo da tutto l'articolo regalo per bambini e ragazzini. Quindi partiamo da giochi, zaini, astucci, eccetera eccetera, e poi ho voluto ampliare anche la gamma con articoli di regalo per un po' più grandicelli. Esattamente. Okay. E ora ci stiamo specializzando, siamo specializzati già in prodotti per la casa e per l'ambiente, profumatori d'ambiente, che si chiama Moa l'azienda. Ok, e questo mi interessa particolarmente, anche perché di solito entra nella cartoleria, c'è un po' classico odore da profumo, legno, da cartoleria. Esatto. Qui invece c'è un profumo da interno, da casa. È bello, una bella atmosfera. Sì, assolutamente, perché questa azienda fa profumi proprio delicati che non danno fastidio e fanno appunto diversi prodotti, tra cui la profumazione per il bucato, la profumazione d'ambiente e i prodotti per il corpo. Insomma, di tutto e di più. Ma come ti è venuta questa cosa? Perché io sono sempre curioso un po' di capire come nascono queste attività. Cioè, qua hai una passione per tutto questo. Sì, io ho una passione, nel senso, sono partita da 20 anni, da quando avevo 20 anni, ho rilevato il negozio. Da lì ho visto che c'era solo cartoleria, ho detto non basta, ampliamo un po' più la gamma, e allora ho cercato le varie aziendette che mi dessero tutto quanto. Girando per le terre di mezzo mi viene voglia di un caffè, ma anche di un aperitivo, per carità. Adesso che ci penso, ho quasi voglia anche di fare un pranzo. E perché no? Magari visto che sono qua mi fermo pure a cena. Beh dai, avete capito dove voglio andare. Adesso vi voglio presentare un'attività in pieno centro a Moretta, gestita da due ragazzi giovanissimi che però hanno tirato su un qualcosa di veramente unico, di veramente incredibile. Scopriamolo insieme.
maestro Amoretta, se volete gustarvi un caffè all'insegna della tradizione, oppure se volete fare qualcosa di un po' più moderno, di un po' più giovane, dovete in ogni caso rivolgervi a Roberta. Ciao Roberta, innanzitutto, perché ho fatto questa premessa? Perché proprio in pieno centro, quindi proprio nella piazza principale di Moretta, ci sono due locali. Un locale storico e un locale invece estremamente moderno, che è quello dal quale stiamo iniziando a registrare questa parte di puntata. Tutti e due i locali però sono di questa ragazza. Ma svelami il tuo segreto, cioè sei giovanissima e hai già due locali, cioè com'è possibile? In realtà è tutto nato per caso. Il primo locale che abbiamo rilevato è stato il Caffè della Piazza, okay, che è il locale storico del paese. L'abbiamo rilevato da una gestione decennale di circa 35 okay anni, e abbiamo iniziato la nostra avventura ormai da 8 anni, in cui abbiamo creato un bel clima familiare con sala biliardo, il tipico, sì, bar dello sport. Il tipico bar di paese, esattamente. Insomma. E un anno fa invece la signora Graziella, che era la vecchia titolare di questo locale, è andata in pensione e abbiamo deciso di ampliare le nostre vedute con un locale leggermente molto più moderno, non leggermente, sì, molto più moderno, ampliandolo con la ristorazione. Ah, ok, ok. Quindi dal lunedì al venerdì a pranzo col menù di lavoro, alla sera 7 su 7 menù alla carta, ristorazione e burgeria. Ah, okay. E sabato e domenica a pranzo anche. Ah, io pensavo appunto di trovare la classica caffetteria, al massimo qualche cocktail, due aperitivi, e invece no, avete veramente un mondo. Sì, passiamo dalle brioche artigianali che facciamo, okay, noi in laboratorio, fino al dopo cena con cocktail bar, andiamo avanti fino a notte inoltrata. E quando dormite? Domanda. Così, no, perché... Tanta organizzazione. Ok. Dormiamo, dormiamo. Tanta organizzazione. Tutte queste eccellenze, un caffettino ci voleva proprio, eh. Commento, sono stato molto fortunato perché a Moretta ho avuto il piacere di raccontarvi una ragazza, anche suo compagno, ovviamente lui non si è fatto vedere perché era un po' timido, però c'era anche lui in realtà, che davvero, nonostante la giovane età, hanno dimostrato di essere davvero grandi imprenditori, perché hanno preso prima il classico bar di paese, ma poi non gli è bastato, ne hanno preso un altro e l'hanno trasformato in qualcosa di veramente unico, alla moda, interessante, bello, con un'offerta tra l'altro molto molto importante. Ora mi prendo il caffettino perché sennò si fredda, così assaggiamo anche il caffettino. Voleva proprio. E direi che a questo punto il nostro viaggio può continuare.